Quali sono quelle strategie no paid, quindi a impatto zero, quei freebie, cioè quelle strategie un po' gratuite che intanto si possono iniziare ad attuare per assaggiare le potenzialità di questo digital? Perché sappiamo che digital, hai parlato di parte buona, molte persone hanno paura anche di affidarsi a una web agency, oppure hanno paura anche semplicemente di provare a mettere in evidenza un post, hanno paura, dicono no, a me il sito non mi serve, io non penso che mi possa servire questa cosa, no, fare video non fa per me, le sentiamo di tutti i colori. Ecco, da dove si può partire secondo te? Senza troppi investimenti e senza troppi rischi, cosa si può fare nel concreto tutti i giorni per iniziare ad assaggiare il digital? Per prima cosa bisogna partire da questa profonda convinzione che non lo puoi più interamente affidare. Ci devi essere un po' coinvolto, ci devi stare anche tu. È finito il tempo dove fai fare tutto all'agenzia, fai fare tutto al consulente. Devi far parte del processo e devi aiutare, devi supportare. Magari i compiti più complessi li fai sviluppare all'agenzia, ma tu comunque devi comunicare a prescindere, devi poter comunicare a prescindere. Quindi mi viene in mente come, diciamo, a costo zero ci sono tutti i canali che si possono affittare, no? Quindi social, tutti quelli che sono a costo zero, quindi sappiamo che è inutile essere presenti sui social, qualsiasi essi siano, se non si avvia una campagna di advertising, perché ovviamente l'obiettivo dei proprietari dei social è incamerare quantità incredibili di denaro con l'advertising, ma anche perché gli strumenti che puoi avere a disposizione quando è una campagna pubblicitaria non li hai quando pubblichi semplicemente un post e vuoi arrivare ad un certo target. Quindi ti devi costruire una sorta di tribù e costruire tutte le aziende oggi dovrebbero costruirsi la loro tribù, ma costruire una tribù non è semplice, perché è vero che tu puoi sfruttare questi strumenti gratuitamente, ma dovresti sapere come si comunica, come si utilizzano le immagini, dovresti conoscere la strategia, dovresti conoscere le dinamiche che legano le persone, le dinamiche che attivano le persone, anche le cose che possono essere più o meno sexy rispetto magari ad altre che possono essere più coinvolgenti. Okay? Quindi diciamo che non c'è una formula segreta, questo è il grande segreto. Bisogna vivere il digital e cominciare ad essere soprattutto autonomi.